Partiamo con le date di questo weekend, dal 23 al 25 aprile, quindi con un giorno anche di festa, quella che una volta era una festa della liberazione. Oggi siamo talmente chiusi che abbiamo bisogno di una festa di liberazione per liberare l'anima, le emozioni, i sentimenti, una festa per riuscire a liberare anche la nostra emotività. Però in questo weekend gli angeli ci consigliano invece di tenerla un po' a bada, perché il tema di questo fine settimana è proprio la temperanza. Siamo in grado di trasformare il nostro impeto naturale in un'energia che sia ragionata? Pensate, nei secoli di civiltà il ragionare sulla propria energia è stato il modo in cui l'humanitas si è evoluta. Siamo nati, viviamo grazie all'energia, però dobbiamo dominarla, e questa è che ci ha permesso di crescere, di diventare umanità, di diventare civiltà. E l'Arcangelo Gabriele è quello che ci consiglia il modo per dominare, temprare, cambiare vaso di energia, trasferire l'acqua della nostra energia in un altro vaso e renderla un'energia che sia controllabile e controllata, e ci consiglia tutti i modi per non cadere poi nelle trappole, perché la troppa energia ci fa cadere in trappole mentali, in richiami allettanti ma falsi nel mondo delle sirene, ci fa cadere in fantasie che poi procurano dei guai al nostro fisico e anche alla nostra mente. Ragionare quindi porta energia a trovare la sua giusta via di scorrimento. Tema del fine settimana, la temperanza, Arcangelo Gabriel per dominare questa energia. E ora veniamo agli auspici a segno per segno, partendo dall'Ariete. In arrivo novità per l'Ariete, attese da gestire con fermezza per trasformarle poi in realtà solide. Meditativate Raziel, questo è l'angelo, per concretizzare sogni e idee che da tempo perseguite. Sabato date un taglionetto al passato, ciò vi aprirà la mente e servirà a diradare, a dissipare malumori. Domenica, l'amore parte dal cuore, ma non sappiamo mai dove arriva. Lasciate che sia la sua energia a condurvi verso nuove fioriture. Toro, non avete ben chiara la situazione ed andare avanti alla cieca può essere pericoloso, quindi attenzione. Meditativate Gabriel per avere una luce dentro di voi che illumini il futuro, anche una piccola luce, ma ci vuole il futuro. Sabato, rinnovate l'amore con un patto, con un progetto comune. Domenica, per i single è il momento di farsi conoscere, per le coppie invece di non dare ascolto alle male lingue e di farsi i fatti, anche quelli scintillanti propri. Gemelli, si apre qui una nuova stagione con questo fine settimana, il passato è passato, è passato ingiudicato. Meditativate Cassiel per vivere il tempo restante in modo proficuo e non cadere nelle trappole dei silenzi. Sabato, fermatevi ad ascoltare il profumo dei fiori e raccogliete idee intuitive. Domenica, oro, argento o mirra, beh, ancora non si sa, ma un dono è in viaggio per voi. Cancro, chi cerca di darvi paterni consigli non sempre vi tocca il cuore, anzi a volte vi crea il nervoso, è un moto di disappunto. Cercate, meditativando Nitya, di entrare in contatto con la vostra sapienza innata, accedere al vostro sapere akasico che custodite nel cuore, e questo vi farà anche capire cosa vi stanno consigliando gli altri e perché avete questo moto invece di ripulsa. Sabato, la forza di scegliere con giustizia l'avete, tagliate i rami secchi. Domenica, non correte contro il tempo, fate correre gli altri per voi. Leone, cerimonia in vista per chi vuol rendere pubblico e formale l'amore. Meditativate Jeyalel per avere un cielo stellato in comune con il partner. Sabato, un fine settimana di aperture, di rivelazioni, ma non tutto è per tutti. Qualche segreto va tenuto e coccolato nel vostro intimo. Domenica, nuovi patti o nuovi amori. Tutto è possibile, però bisogna progettare insieme se volete che il patto e l'amore abbia durata. Vergine, regalatevi un momento solo per voi, dedicatevi al vostro benessere, ritirandovi magari per una giornata, anche due, anche tre dal caos del mondo. Meditativate Aziel per godere di quei momenti che vi rendono ricca la vita.
Sabato, attenzione ai passi falsi, tastate il terreno prima di correre, di mettervi in moto. Domenica, cercate tra le nuvole idee e quella che brilla sia di notte che di giorno, tenetela vicino a voi, l'idea che brilla sempre. Bilancia, più si sale più è facile cadere, dosate quindi energie, se dovete salire salite con metodo, gradini della vita, prendendo fiato ogni risultato raggiunto e ringraziando il meditativazione Sahiel che vi dona l'energia giusta per mettere a frutto la vostra esperienza. Sabato, melodie antiche vestono nuovi amori. Domenica, condividete con il partner il piacere di stare sotto lo stesso cielo, magari sotto la stessa coperta. Scorpione, travasate energie dai flussi naturali e donatele per una fioritura futura. Se sono rose, roseranno tra dolore e piacere. Meditativate Mizrael, che vi porge la campana del risveglio dei sensi. Sabato prendete posizione esibendo il vostro fascino segreto. Domenica lasciatevi andare e lasciate andare cose ed emozioni. Loro sanno dove fermarsi e crescere. Sagittario, non fatevi intrappolare dagli incantatori di serpenti. Meditativate Metraton per accordare il cuore con il passato e creare melodie che rimangono tali nel tempo. Sabato, amore e passione alla luce delle stelle per chi condivide il cielo. Domenica, nuovi patti, nuovi abbracci per suggellare un amore e condiviso, specie nella giornata di domenica, anche molto caldo. Capricorno, avete intorno un nodo di bellezza naturale, così com'è. Ed è ora che ve ne un mondo, che ne vi rendiate in conto, che avete questa bellezza intorno. Meditativate Anael per rendere la bellezza un progetto da vivere in due attraverso lo scambio e la reciprocità. Sabato, legate i pensieri a note melodiche e godete dell'armonia che saprete creare. Domenica, l'amore brilla e regala scintille. Acquario, improvvisate per non essere colti alla sprovvista. Non è il momento di pianificare. Se qualcuno è pronto a rovinarvi la festa, dovete essere pronti a gestirla, così come vi viene. Meditativate JLL per trasformare dissapori in degustazione amorosa. Le stelle scintillano. Sabato, giro di valzer di energie. Approfittate di questo vortice angelico che vi circonda. Domenica mettete la testa a posto, c'è chi ha bisogno del vostro lucido sostegno. Oggi dovete essere lucidi, domenica lucidissimi. Pesci, imparate a guardare avanti se non volete rimanere fermi, ancorati al passato, impantanati in sabbie mobili, paludose. Meditativate Jamabia per trasformare il fango in terra viva e lasciar fiorire i semi di una nuova energia. Sabato, siete legati a doppio filo in una relazione familiare o affettiva che vi gira e rigira intorno a piacer suo. Domenica, quindi tagliate i fili se riuscite, altrimenti rischiate di rimanere intrappolati. Domenica, mettete in opera liberamente il vostro talento, la vostra identità, siatene orgogliosi. Grazie per averci seguito e ci troviamo sulla pagina di Facebook Angeli e Meditativazione. Da Roberto, appuntamento ai prossimi auspici, al prossimo fine settimana per un altro oroscopo degli angeli.